Come nella Chiesa primitiva il sangue dei martiri fu seme di nuovi cristiani, così oggi il sangue di tanti martiri sia seme di unità fra i credenti. Con queste parole Papa Francesco ha accolto in Vaticano i membri della Commissione mista internazionale per il dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse orientali. Nel corso dell'udienza il Pontefice ha ricordato l'estremismo fondamentalista, sottolineando la propria vicinanza alle Chiese che sono nel dolore, in modo particolare ai vescovi, sacerdoti, contadini. Consacrati ai fedeli vittime di rapimenti crudeli e ribadendo che la missione dei cristiani è offrire una testimonianza di unione in un mondo ferito e lacerato sull'esempio dei tanti santi e martiri di cui è costellata la storia della Chiesa. Essi ci rivelano il cuore della nostra fede, che non consiste in un generico messaggio di pace e di riconciliazione, ma in Gesù stesso. Crocifisso e risorto, egli è la nostra pace e la nostra riconciliazione. Come discepoli suoi siamo chiamati a testimoniare ovunque con fortezza cristiana il suo amore umile che riconcilia l'uomo di ogni tempo, laddove violenza chiama violenza e violenza semina morte. La nostra risposta è il puro fermento del Vangelo, che, senza prestarsi alle logiche della forza, fa sorgere frutti di vita anche dalla terra arida e albe di speranza dopo le notti di terrore.